Sant'Antonio viene vista come una figura amica e proprio di questo vogliamo parlare con i nostri ospiti. Eccoci qui con Germano e Federica Cecchin e poi avete visto inquadrato il piccolo Davide. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno a lei. Allora, è un po' una figura amica, voi siete proprio di Padova. Sì. Quindi per i padovani, dicevo prima, è proprio il santo. Il santo, sì. Non occorre nemmeno chiamarlo Sant'Antonio, per noi è il santo. Poi siamo devoti, almeno io fin da bambino, essendo cresciuto nella devozione di Sant'Antonio, prima con i miei genitori e poi avendo frequentato i 3 anni delle scuole medie nel seminario serafico vicino al mio paese dei Frati Francescani. È un po' come dire che Sant'Antonio è cresciuto insieme a me, mi ha visto bambino e mi ritrova adulto. Oh, andiamo un po' alla vostra storia, perché voi vi sposate nel 2000. E ovviamente, come dire, il vostro sogno era quello di creare una famiglia, di mettere al mondo dei figli, però incontrate delle difficoltà. E... non è stato così semplice come pensavamo, insomma, si dava per scontato, insomma, 2 persone giovani di riuscire subito, insomma, a coronare il nostro sogno. Invece all'inizio non ci avevamo dato tanto peso, poi insomma, sono passati 12 anni. 12 anni? 12 anni. E non riuscivate ad avere figli? Non si riusciva, mi avevano fatto anche appunto una diagnosi, mi hanno detto signora, è difficile, lei non ne potrà avere, quindi cambi strada. Infatti, quindi le avevano dato, non dico la certezza, ma insomma pochissime speranze di avere. Molte poche, proprio, e hanno detto signora le conviene cambiare strada, infatti il desiderio di avere un bambino era comunque grande e quindi abbiamo intrapreso la strada dell'adozione, abbiamo fatto tutto il percorso non semplice per raggiungere l'adozione e l'abbiamo praticamente per riuscire, perché so che già eravate andati in Russia. Avevamo già fatto il primo dei 3 viaggi che si devono compiere per adottare questa bambina che ci avevano abbinato. E siamo tornati dal primo viaggio, proprio due anni fa. Come funziona? Bisogna avere 3 incontri, diciamo, no, quello che avevamo prospettato erano 3 incontri. No, allora il percorso adottivo dura circa 3 anni per avere il decreto di idoneità. Quando ci hanno fatto il cosiddetto abbinamento con questa bambina, per l'iter burocratico russo bisogna fare 3 viaggi. Adesso noi l'ultimo deve durare un mese, diciamo. Sì, è molto faraginoso. Si va davanti a un tribunale, sì, addirittura. Sì. E di ritorno dal primo viaggio 2 anni fa, proprio in questi giorni, mia moglie, ritornando a quello che lei chiedeva di Sant'Antonio, mia moglie mi ha detto che aspettava il piccolo Davide con la mano come milioni di pellegrini sulla tomba, me l'ha detto proprio sulla tomba di Sant'Antonio. Cioè voi siete andati, voi eravate in procinto di fare il secondo viaggio in Russia. Sì, mancava tanto così per portarci a casa questa figlia, questa bambina. L'abbiamo vista, siamo andati in Russia, abbiamo visto questa bimba, siamo ritornati. E lei ha scoperto di essere incinta, però non l'ha detto subito a suo marito. No, più che altro ero al lavoro, quindi l'ho scoperto al lavoro e ci dovevamo incontrare al santo quel giorno perché eravamo andati a ringraziare per il viaggio che era andato in Russia, per la bimba che avevamo visto, e io sono partita con questa notizia nel cuore e ho detto quale migliore occasione di dirglielo davanti alla tomba di Sant'Antonio. E la reazione, guarda, si è sentito un boato dentro la basilica. Io non mi ricordo se gliel'ho detto o cosa ho pensato. Ho detto, ma sei sicura? L'ha detto. Perché, ecco, l'ho detto. Però è stato bello, come dire, un po' in intimità, noi con lui e lui con noi. Questo per noi è Sant'Antonio. E poi cosa è successo? E dopo il primo momento di così anche incredulità, perché dopo 12 anni che ti dicono non lo puoi avere, hai visto l'altra bimba, l'hai vista, quindi anche lì, insomma, non dico che
però un po' di ti affezioni, ci... certo. Quindi diciamo che c'è stato un momento di confusione iniziale. C'era anche un, immagino, una responsabilità nei confronti della bimba, cosa facciamo? Sì, noi volevamo portare a casa anche lei, perché abbiamo detto ormai l'abbiamo vista, c'è posto per uno, per due, quindi certo. Però il tribunale ci ha revocato il decreto perché appunto è incompatibile la gravidanza con l'adozione, quindi hanno detto è bene insomma che voi doniate a lui e l'altra bimba insomma trovi dei genitori esclusivi, diciamo. Della decisione di un tribunale accettare e quindi è stato quello anche insomma un percorso, sì, una decisione un po'... Però, come dire, così come prima parlavamo del percorso di Sant'Antonio, un percorso dove non si sa mai dove, come dire, la meta finale, anche voi a un certo punto c'è un altro passo, un altro step, un sì, altro raggiunta percorso. La gioia della gravidanza, inizia un'altra prova. Che succede? E siamo andati a fare un'ecografia come tanti controlli normali e ci dicono che c'è qualcosa che non va, che neanche i medici all'inizio capiscono bene cosa sia e quindi anche lì angoscia, perché... Che cos'era che non andava? Alla fine aveva un chilo torace il bimbo e sì, una patologia rara che... Io ho lavorato in sala parto per 13 anni, non ho mai visto. Sono infermiera, sì. E anche i medici appunto che mi seguivano, anche loro lì per lì, è una patologia molto rara. E è una formazione di liquido, diciamo, tra la pleura e il polmone e quindi continua a formarsi questo liquido. E il bambino al momento della nascita ovviamente non può crearsi l'espansione polmonare, certo. Quindi è chiaro, con liquido e c'è una compressione cardiaca, non è possibile respirare al momento della nascita, no, se poi, non si sa cosa le hanno detto in quel momento i medici, cioè, tu guarda, all'inizio cercavano, non sarebbe successo se non si interveniva, il bambino moriva. E comunque anche intervenendo all'inizio, quando siamo andati a Bologna, perché i medici di Campo San Piero sono stati eccezionali e ci hanno mandato a Bologna, che era un centro di riferimento, e anche lì comunque hanno detto che un caso come il suo non l'avevano mai visto e comunque c'era più di un 40% piano. Di possibilità che il bimbo non sopravvivesse. E invece piano. Grazie alla bravura proprio dei medici di Bologna e di tutti. Infatti oggi noi, come dire, lo vediamo qui che Davide sì. sta lentamente smontando lo studio. Esatto. Nessuno, diciamo, vuole gridare al miracolo, no, o altro, no, però no. Semplicemente testimoniare il fatto come la figura di Sant'Antonio possa essere, come dire, un momento di speranza, di conforto, sì. per chi attraversa difficoltà, sì. dei genitori che hanno sognato un figlio per tanti anni, 12 anni, ritrovarsi di fronte a una prova del genere, Sant'Antonio in qualche modo può rappresentare un aiuto vero. Sì. È così, è stato così per voi? È stato così per noi e anche siamo contenti di essere venuti qui a fare questa testimonianza, anche per cercare di dire a tante altre coppie che hanno magari le nostre stesse difficoltà, che noi Sant'Antonio, però... che la forza della preghiera attraverso i santi possono veramente fare dei miracoli, dei piccoli miracoli, al di là della nostra testimonianza. Non sono riti, come dire, propiziatori, è sì, semplicemente no, un affidarsi. Che i miracoli possono anche avvenire giorno per giorno, non è una cosa magari un po' televisiva, si squarcia il cielo, un raggio di luce improvvisamente si risolve. Giorno dopo giorno, anche attraverso la fatica, le preoccupazioni, però poi... Eccolo qui, frate, Davide. Eccolo qui. Oggi ha detto proprio che il miracolo non è quello eclatante, cioè non è solo quello eclatante che accade, ma appunto anche nella fatica quotidiana, forse è proprio lì che è facile chiamare miracolo
quello immediato, però quello con la fatica che ti prova giorno dopo giorno. Già restare lucidi in quei momenti, nei momenti della sofferenza, della prova, come dire, già quello è un grandissimo risultato, diciamo così. Oggi Davide sta bene, mi pare. Sta benissimo. Quello che più sorprende i medici, che sono stati veramente bravissimi, ma al di là dell'aspetto medico, chirurgico, quello che sorprende è che ce l'avevano dato quasi per certo che se ce la faceva avrebbe avuto qualche strascico o cardiaco o simile. E invece ad oggi è quello che più li ha sorpresi, non quanto che ce l'abbia fatta da questa patologia rara, perché lì sono stati veramente in gamba. E che comunque non ci sono stati strascichi. Ad oggi non c'è nessuna conseguenza e sta crescendo sereno, almeno lo speriamo. Allora, io vi ringrazio tantissimo della vostra testimonianza, tanti auguri a Davide.